Ciao a tutti ragazzi, sono Liam da Chimera Gaming e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi sarà un episodio nuovo di una serie nuova che a me io amerò fare, vi giuro. Voi sicuramente anche voi la amerete. Sarà una serie un po' lunga, ma vi giuro, io è da un sacco di tempo che volevo fare questa serie con voi, soprattutto con voi. Che è piuttosto vecchia, tranne... Allora, vi spiego. Sono vari giochi. È divisa in giochi la serie. Però che parlano tutti di un'unica storia. Ma io amavo tantissimo fare questo gioco da piccolo, anche se, insomma, è un po' horror, però... cioè, i primi giochi no, però più si va avanti, più andremo a scoprire varie cose... Perché sto parlando proprio della famosissima serie Mystery Case Files. Una serie che amavo veramente fare e che oggi inizieremo a farla. Il primo gioco si chiama Huntsville, ovvero noi siamo dei detective e dovremmo risolvere vari casi, omicidi, eccetera eccetera. Però più andremo avanti con la storia, più scopriremo cose nuove o comunque avremo indizi per il caso principale di tutta l'intera storia. Allora, io direi di cominciare. Mettiamo qua il nostro nome. Allora, di solito mettevo Liam, però facciamo una cosa. Anzi no, col meme... Ecco, Woodux. Perfetto, perfetto, Woodux. Vabbè, dai, mettiamo un nome più serio, raga. Liam. Agente Liam. Ok, direi di cominciare. Andiamo. Perfetto. Start, iniziamo. Allora, cominciamo col primo caso. Ok, dovremmo trovare questa persona. E se la troviamo, recupereremo, insomma, guadagneremo questo, possiamo dire, riconoscimento. Abbiamo 20 minuti di tempo. Dobbiamo cercare oggetti nascosti, indizi, in vari posti, in questa città che si chiama Huntsville. Andiamo. Investigate. Ok, più risolveremo casi, più saliremo di rank. Allora, possiamo andare o nella libreria oppure in questo negozio che si chiama Hans and Peck Attorneys at Law. Vabbè, sarà un negozio, credo. Andiamo qua, nella libreria. Bookstore. Ok. Allora, dobbiamo trovare questi oggetti che ci sono qua. Tra l'altro io da piccola lo usavo anche come... lo usavo come metodo per appunto fare un po' di pratica con l'inglese, perché appunto il gioco è tutto in inglese. Allora, scroll sarebbe la pergamena. Allora, se abbiamo bisogno di aiuto ci sono gli int, sarebbero gli indizi. Ok, allora la pergamena, vediamo. Vabbè, poi cosa abbiamo? Dumbbell, non so che significa, flute, il flauto. Dove sarà mai un flauto qua in una libreria? Strano. E questo? Ah, hai capito com'era ben nascosto. Questa è la nostra borsa, che dove metteremo tutti i vari oggetti. Allora, due lenti di ingrandimento, vabbè, qua ce n'è una e qua c'è l'altra. Vabbè, erano semplici questi. Allora, una mela. Apple. Wishbone. Bone e osso. Wishbone, non so cosa significhi. Vabbè, magari dopo facciamo un int. Shovel è una pala. Qua. Due pipe. Qua ce n'è una. L'altra non la vedo. Sarà nascosta qua. Ah, qua c'è la pergamena.
Sarà nascosta da qualche parte l'altra pipa. Mi raccomando, se vi piace il video lasciate like e non dimenticate di iscrivervi e cliccare sulla campanella. E soprattutto girare ai vostri amici il video, che magari piacerà anche agli altri questa serie che abbiamo appena iniziato, che è che non vedo l'ora di continuare insieme a voi. Allora, ah, qua c'è l'altra pipa. Adesso facciamo un int. Cos'è questo? Dumbbell? No, wishbone. Non estremamente non so che cosa significasse. Vabbè, facciamo un altro int allora. Ah, il peso. Ho capito. Vabbè, qui fino all'abbiamo finito di investigare nella libreria. Adesso andiamo in questo posto. Allora, mamma mia, quanto è disordinata sta stanza. Peggio della libreria. Allora, credo che sia comunque uno studio di qualche avvocato, non lo so. Allora, devo trovare tre orsecchiotti, quindi qua ce n'è uno. Qua c'è l'altro, questo è un orsecchiotto, oppure... No, finalmente un maiale, vabbè. Ah, qua. Ah, ma è disegnato qua. Boh, vabbè. Una scultura femminile qua. Un'altra scroll, come si chiama? Pergamena. Qua. Toy House, una casa. Casa giocattolo. Due cavalli. Vabbè, qua ce n'è uno disegnato là nel libro, e l'altro è qua. Un int facciamo. Ah, fishbowl, nel senso la insomma l'acquario, diciamo, tipo una specie di acquario piccolo. Ah, qua c'è la toy house, la casa giocato. Vabbè, allora, picture, la brocca, dov'è? La brocca, qua. Ok. Ah, mi dice che è già abbastanza quello che abbiamo trovato. Va bene, ok. Cos'è sta roba? Ah, è un puzzle. Ah, questa è la scena del crimine. L'abbiamo trovato, va bene, però... Ho capito, vabbè, è tipo un puzzle. Vabbè, è divertente, anche facile. Aspettate, questo è così. Così. Questo è così. Crime computer. Vabbè, lasciamo perdere. Il computer per i crimini. Ok. Va bene, questo è qua. Sì, là c'è la palma. Ah, comunque è nella libreria. Aspetta. Ah, qua c'è la foto. Dov'è? Là c'è il gatto. Quindi aspetta, qua c'è la sedia. Quella con l'occhio. Questo così. Mannaggia. Vabbè, questo è qua il busto della donna. Questo dove va? Qua? Ah, sì, poi c'è il vaso. Ok. Dove? Ah, questo è qua. Questo...
Ah no, questa è la porta, quindi di qua. Ok. Dove potrei metterla? Qua? Dov'è? Ah, là sopra. Ah, certo, è un po' in alto, quindi qua c'è il tavolino. Giusto. Qua è dove c'era il peso. Ok. Ah no, aspetta, questa è la sedia. Tac! Fatto! Hai scoperto l'identità del shoplifter. Shoplifter, che significa? Aspettate che lo cerco. Shoplifter. Era una taccheggiatrice. Abbiamo recuperato questo. Come si chiama? Insomma, questo riconoscimento. Siamo alzati di livello. Se adesso siamo Snoop, ovvero. Adesso siamo dei Snoop, siamo alzati di livello. Vabbè, comunque, è molto molto divertente. Io amavo fare questo gioco. Andiamo avanti. Però non me lo ricordavo che fosse così. Vabbè, continuiamo a cercare. Quindi, allora, abbiamo qua un altro caso. Il secondo caso. Al secondo caso potremmo prendere il nuovo. Il nuovo premio. Quindi ho capito, quindi per ogni caso riceve. Ho capito, quindi se appena finiremo tutti i casi Big Boss, che è il boss di Catania. Big Boss, va bene, quindi alla fine saremo dei master detective, dei detective specializzati, non vedo l'ora. Adoro. Vabbè, sentite, qua abbiamo invece 15 minuti. Sarà sempre più difficile a quanto pare. Vabbè, il caso 2. Sapete, vi dico? Ci fermiamo qui, che tra l'altro abbiamo già fatto un bel po' di minuti di video. Se volete che continuo questa serie, se a voi interessa, scrivetelo nei commenti, che a me piacerebbe veramente tanto. Mi diverto tantissimo, vi giuro. Spero che vi divertite anche voi. Lasciate like se vi è piaciuto il video, commentate se volete, girate il video a tutti i vostri amici, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di cliccare la campanellina per ricevere le notifiche, non perdere nessun video del mio canale, appunto se vi piace, perché se mi state seguendo ovviamente sicuramente vi piacerà il mio canale. E ricordate, un saluto da Chimera Ghe da Chimera Minchia. Ricordate, vabbè. E io vi saluto, un saluto dal vostro caro Liam da Chimera Gaming e ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao, ciao, sigla.